Grazie Rosanna, a parte alla fine abbiamo dato un'accelerata su una serie di dati che poi potrete anche trovare, che erano anche questi, erano molto interessanti, sulla ripartizione percentuale del quantitativo di rifiuti urbani avviati al riciclaggio nel 2012, ma per dire che a differenza di quello che spesso si dice, ed è vero in parte, ad esempio qui abbiamo ancora un 38,9 di rifiuti in discarica, il sistema Italia nel complesso in materia di gestione dei rifiuti non è messo così all'anno zero, al medioevo come a volte si rappresenta. Abbiamo una situazione, poi vedremo anche dopo, a macchia di leopardo, però con situazioni indubbiamente anche gravi, alcune problematiche emergenziali o paraemergenziali, però nel complesso, se vedete ad esempio questa torta, vedete che comunque c'è una parte significativa, almeno di rifiuto urbano prodotto nel 2012, che viene avviato in qualche modo sicuramente non a discarica, ma verso forme virtuose di riutilizzo, recupero, trattamento biologico o quant'altro. Certo, questo dato del 38, del 38,9 continua a essere un dato eccessivamente elevato, e poi chiaramente se lo spacchettassimo per macro aree o per regioni il dato sarebbe ancora più significativo. Comunque, questo anche per spiegare il perché nella seconda parte gli abbiamo dato un pochettino questo titolo cinematografico, perché mentre nella relazione della parte 1 che ha curato Rosanna, ripeto, c'è alla fine un mondo bello verso il quale l'Europa tende e verso il quale anche il nostro paese, pur faticosamente, con qualche trucchetto, come spesso accade, si sta avviando. Nel mondo dei rifiuti c'è invece un lato oscuro, e che è bene non dimenticare che c'è, perché sennò credo che anche il nostro sforzo di essere il più possibile terzi, obiettivi, oggettivi nella comunicazione del dato ambientale, verremmo meno un pezzo del nostro ragionamento. Quindi abbiamo trovato questa divertente foto, che praticamente ci racconta questo in estrema sintesi, no? Vedete, questa è una fotografia del cosiddetto fenomeno dell'ecomafia, che fa un'associazione ambientalista, non la facciamo noi, però in assenza di un dato ufficiale sull'illegalità ambientale, diciamo, l'unica fonte che mediamente viene considerata, anche ormai per una lunga esperienza decennale in materia, il rapporto annualmente fa Legambiente su questo tema. E i numeri, ovviamente, mo vedremo che ci vanno fatte scientificamente un po' deletare a questi numeri. Comunque, sono numeri inquietanti. Si parla di 34.120 infrazioni ambientali accertate, poi su questo accertate ci tornerò un attimo dopo, un numero elevato di persone denunciate nel 2012, di cui tutta questa brutta fotografia di illegalità ambientale che caratterizza ancora il nostro paese, il 15%, lo vedete qui, è praticamente il problema nostro, cioè il 15% di questa illegalità è ricollocabile all'interno del ciclo della gestione dei rifiuti. Quindi, più o meno questo è il dato. Se noi calcoliamo il 15% di 34.000 spiccioli infrazioni ambientali contestati, che qui ho già usato un termine più corretto a mio avviso di quanto viene usato dai rapporti dell'Ecambiente, che parla di accertati, ma noi sappiamo che fra la contestazione e l'accertamento di un fatto c'è una differenza a volte non da poco. E comunque, al di là di questo, che ci vedrò fra un attimo, noi nel 2012 avremmo oltre 5.000 infrazioni, però divise ovviamente, e qui mi spiace dirlo, ma è sempre bene riportarlo, divise in maniera molto variegata nel nostro territorio nazionale, da uno 0,1% della Valle d'Aosta, un 14% della Campania, passando per una classifica abbastanza ampia e aperta, che riguarda l'intero nostro territorio nazionale, perché se torniamo un attimo indietro vedete che più o meno, diciamo, il problema c'è dappertutto, con delle diversità, ma c'è dappertutto. Allora, ecco, qui ho fatto un esercizio un po' più mio,
visto che sia una sede più istituzionale, pubblica, e non è un'associazione ambientalista alla quale poi partecipiamo con diversi cappelli. Allora, questi dati vanno, a mio avviso, un pochettino ponderati, perché ad esempio, intanto c'è un dato, Legambiente nei suoi studi raccoglie dati provenienti dall'autorità giudiziaria e o dalla polizia giudiziaria. Noi sappiamo invece che in materia ambientale, nei rifiuti, ma come in altri ovviamente settori, penso alle acque piuttosto che in tanti altri temi, vi è una parte di illecito amministrativo che è autonomamente sanzionato, e questo mondo, che non è poca cosa peraltro, non sta all'interno dei numeri che abbiamo visto prima. Quindi in generale dovremmo dire che se si parla di illiceità dei comportamenti ambientali di rifiuti, chiaramente quel numero andrebbe aumentato e messo in più, perché non c'è dentro tutto il mondo dell'illecito sanzionato in via amministrativa. Il secondo tema, a mio avviso, è quello un po' più delicato, nel senso che i numeri di prima sono numeri che praticamente sono preso i numeri delle contestazioni o denunce che la polizia giudiziaria ha inoltrato all'autorità giudiziaria. Noi sappiamo tutti, cittadini, ma anche addetti ai lavori, giuristi, ma non solo, che cioè, il dato vero che accerta l'illiceità di un fatto non è la denuncia da parte della polizia o dei carabinieri, ma è un giudice che accerta l'esistenza di quel fatto e, diciamo, quantomeno, diciamo, manda sotto per prescrizione. Quindi il numero di cui sopra andrebbe molto, a mio avviso, rivisto in basso. All'interno di questo fenomeno, che va benissimo, lo voglio sottolineare, per quando viene fatto da parte di un'associazione ambientalista, perché fa il suo mestiere è alzare il più possibile l'attenzione su un tema, ma se lo analizziamo in maniera un po' più tecnica, ci sono delle anomalie. Io cito a tutti un fatto stranoto, credo non più tardi di un mese fa, forse anche meno di un mese fa, il Tribunale di Napoli ha mandato assolto tutti, perché il fatto non sussiste, la giunta Bassolino, con un numero elevatissimo di tecnici e di personaggi che erano stati rinviati a giudizio sulla base di un'indagine magistratuale, li contestava fatti gravissimi. Ora si farà l'appello, andrà in Cassazione, ma vi citavo questo tema per dire che bisognerebbe probabilmente fare uno sforzo di lettura maggiore, andare a capire poi queste cose dove vanno a finire. Non è ponderata la gravità del reato, perché in quei numeri di cui sopra ci sta dalla contravvenzione al delitto, no? E probabilmente il numero più elevato, mi viene da immaginare per esperienza nostra di mondo delle agenzie, non solo, che gran parte di quei numeri siano contravvenzioni, anche banali a volte, contravvenzioni penali ovviamente, ma di fatti di minuta rilevanza. È un tema questo che riprenderemo dopo. Cosa che invece per me richiederebbe una lettura che forse aggraverebbe i numeri che abbiamo visto prima, sono che il numero da solo spesso dice poco. Bisognerebbe capire quel numero rispetto a quale realtà economica e produttiva questo si colloca, perché dire 1.000 in un territorio dove vi sono 10.000 aziende è un conto, dire 1.000 su un territorio dove ci sono 1.000 aziende è un altro conto, il rapporto di un illecito per ogni soggetto. Questo è un dato che, per chi lo vuole, se lo vuole immaginare, forse lo può trovare, se immagina di calcolare questo dato su una realtà economica, macroeconomica dei singoli territori, però sarebbe, io credo, un elemento di approfondimento interessante avere una lettura di questo tipo. Comunque, questi punti volevo segnalarvi perché credo che quando vediamo quel quadro è bene che almeno fra di noi sappiamo che dietro vi sono delle questioni che andrebbero maggiormente approfondite, o in aumento o in decremento rispetto al dato. Comunque, detto tutto ciò, parliamo di fenomeni di illegalità ambientale di valore economico rilevantissimo, se per quanto essa possa essere una stima, diciamo, di denuncia giornalistica e anche fatta, diciamo, a maglie larghe, con tutta la tara che vogliamo fare, i numeri che vedete sono importantissimi, cioè parliamo di qualcosa come oltre 16 miliardi di euro per l'intero giro dell'illegalità ambientale,
3 miliardi e passa in materia di rifiuti speciali e 0,7 miliardi di euro per quanto riguarda i rifiuti urbani. Anche qui, con tutte, diciamo, la tara che vogliamo fare, la lettura rigorosa e scientifica, il dato di fatto di come questo fenomeno gravi e gravi pesantemente anche sul dato economico, credo che sia di tutta evidenza. Poi questi dati penso che siano abbastanza considerati attendibili anche da più parti. Ora, se quella è la forza oscura, abbiamo provato a capire io quali sono gli antidoti. Come vedete, ci sta il buono, no? Sento di Star Wars. Allora, i primi antidoti sono quelli che io ho rilevato, abbiamo rilevato, che vengono sicuramente tali un po' dai commentatori generali, no? Chi ha letto e si occupa di queste cose solitamente dice che gli antidoti per porre un freno all'illegalità ambientale e nel campo dei rifiuti sono essenzialmente una politica in grado di fare scelte anche difficili, un'informazione coerente che non insegue solo gli scandali, una pianificazione corretta, una semplificazione e razionalizzazione della normativa, un rafforzamento della normativa sanzionatoria. Sono macro argomenti che un po' tutti noi conosciamo, noi sicuramente li conosciamo, però ripeto, questa nostra presentazione era anche rivolta a un pubblico più vasto e di meno addetto ai lavori. Ovviamente penso che nessuno possa dire che questi non sono sostanzialmente gli antidoti principali per porre un freno all'illegalità ambientale. Noi abbiamo provato a fare un passino in più, no? Cioè a declinare questi antidoti per come li possiamo vedere noi dall'esperienza che abbiamo fatto. Allora, quando si dice che occorre una politica in grado di fare scelte anche difficili, noi pensiamo che questo vada fatto con metodo e maniera e con elementi. Ad esempio, il primo, uno che anche a noi interessa, oggi sappiamo più volte, la politica deve fare scelte anche difficili, ma comunque noi reputiamo nel rispetto dell'autonomia, della valorizzazione e del supporto tecnico-scientifico di chi fa un mestiere come il nostro. Perché una politica in grado di fare scelte difficili, che la facesse diversamente da questo primo subcriterio, probabilmente non farebbe un buon servizio. Crediamo che le scelte difficili vanno fatte dando ampia continuità e coerenza ai giudizi delle scelte. Questa è la nostra esperienza, la viviamo quasi quotidianamente, che è una delle cose che rende difficile il lavoro di tutti, compreso il nostro, e sono i cambi repentini e veloci di orientamento. Oggi parlavo con Giorgio, no? Che materia di Ilva, mi diceva che il comune di Taranto recentemente pare sta facendo un'evoluzione a 180 gradi rispetto a una certa posizione. Chiaramente questo complica. E chiaramente una politica che vuol fare scelte anche difficili deve porre il tema delle risorse adeguate, sia in termini di strumentazione che di personale, per fare queste scelte, perché le scelte non si fanno a costo gratis. Per quanto riguarda l'informazione, noi reputiamo che un'informazione coerente che non segua solo gli scandali va bene, ma deve essere un'informazione autorevole che abbia solidi fondamenti in una tecnico-scientifica, perché un'informazione superficiale che si limitasse a non seguire gli scandali, ma che non desse al cittadino elementi di qualità elevata di natura tecnico-scientifica, sarebbe un'informazione che non coglie l'obiettivo. Per quanto riguarda la semplificazione e la razionalizzazione della normativa, anche qui sono argomenti che da stamattina un po' abbiamo sentito. La semplificazione e la razionalizzazione va bene a condizione che non l'abbia detto stamane il presidente Ranacci, ma anche molti altri, deve essere accompagnata e bilanciata, aggiungo, al rafforzamento dei controlli, sia preventivi che successivi, sull'attività. Una semplificazione e razionalizzazione della normativa deve anche però prevedere standard e certezze nelle procedure e nelle metodiche tecniche, perché una semplificazione che non sia all'interno di un quadro di comportamento definito e chiaro diventa nei fatti una deregulation. E in più, questo è un tema a me personalmente, per esperienza mia, nostra nel Lazio, abbastanza, ne parlavamo poc'anzi in Giro Cinteri, che la semplificazione e razionalizzazione normativa funziona se il mondo delle imprese, il mondo economico, cresce nella sua qualità delle conoscenze e di capacità tecniche. Noi, nell'esperienza credo comune delle nostre agenzie, della nostra ISPRA, vediamo che a volte
non c'è il tema che accennava stamattina De Bernardinis, cioè che i nostri interlocutori ne sanno più di noi. A volte accade anche l'inverso, che i nostri interlocutori ne sanno talmente poco delle cose che dovrebbero discutere e, diciamo, affrontare insieme a noi, che tutto è molto più difficile. Penso che chiunque di noi abbia a mente, in memoria, esperienze di progetti, magari su impianti delicati importanti presentati da imprese, che uno si chiede effettivamente chi ha avuto il coraggio di firmare un progetto di quel tipo. Quindi c'è un tema di crescita della conoscenza, delle capacità tecniche da parte anche di cui abbiamo scritto delle imprese, ma del mondo produttivo in generale. Poi vi è ovviamente il rafforzamento di una via sanzionatoria che passa attraverso la sistematizzazione dei reati ambientali, che poi la legge che recentemente il primo ramo del Parlamento ha approvato, ora in Senato, l'inserimento nel codice penale dei cosiddetti delitti in materia ambientale. Di contro, io credo, noi crediamo che un panpenalismo, cioè rincorrere tutto attraverso la sanzione penale, non faccia bene, non fa bene al sistema, non fa bene agli operatori, non fa bene a nessuno. A noi hanno insegnato all'università che il reato e la sanzione penale sono l'estrema ratio a cui ricorre un ordinamento giuridico per indirizzare i comportamenti o reprimere gli illeciti. Prima c'è il mondo e noi pensiamo, io penso almeno, che la sanzione, la repressione penale deve essere giustamente uno strumento per punire severamente i fatti più gravi. C'è un mondo di illeciti, illegittimità ambientali anche nel campo dei rifiuti, dove la risposta penale non è detto che sia la risposta migliore. E poi c'è un altro tema: va bene la normativa sanzionatoria e va rafforzata, ma questo paese ha anche necessità che si ponga il tema dell'efficientamento, la razionalizzazione della, io qui l'ho chiamato un po' per gentilezza, risorse investigative, leggasi tre polizie, carabinieri, guardia di finanza, corpo forestale, ARPA, ispettori, eccetera, il che, voi noi lo sappiamo per esperienza, è un qualcosa che a volte non aiuta la tutela ambientale e complica soltanto la vita delle imprese, di noi e delle pubbliche amministrazioni, nonché riempie, mi permetto di dire, a volte le cancellerie dei pubblici ministeri di fascicoli che non devono neanche essere aperti. Quindi c'è un tema, perché chiaramente quando sono più soggetti in campo, che non sono coordinati, non sono ottimizzati nel loro lavoro, si determina una sana competizione, chiamiamola così, che fa sì che poi cioè, tutte le vacche diventano grigie. Quindi questi sono gli antidoti un po' declinati, secondo un po' la nostra esperienza, nel campo dei rifiuti, ma anche nel campo ambientale. Per chiudere, volevamo raccontarci però a noi stessi, a chi ci ascolta, alcune cose da non dimenticare. C'è un tema gigantesco in Italia, che è il tema delle bonifiche, che è fortemente connesso al tema della gestione dei rifiuti. Penso che nessuna delle nostre ARPA regionali, ivi compreso l'ISPRA per non parlare, sia scevra dalla drammaticità del tema bonifiche, un tema che il legislatore rincorre almeno da 20-30 anni senza venire sostanzialmente a capo in maniera seria. Potremmo farci 10 convegni su questa cosa. Abbiamo avuto l'esperienza dei SIN nazionali, le bonifiche regionali, gli accordi di programma, di tutto di più. Il dato di fatto, purtroppo, è che in Italia le bonifiche fatte, partite, fatte e chiuse, credo che si contino sulla punta delle dita. Se io dovessi parlare della mia regione, noi abbiamo nel Lazio situazioni anche molto delicate, interi territori, ma la Valle del Sacco, ne cito una per dirne, ma dove le bonifiche sono un tema importantissimo. Chiaramente la vicenda della Terra dei Fuochi, stamane qualcuno citava, Rossana pure, ha avuto, diciamo, in qualche modo il valore di far emergere l'attenzione pubblica del Parlamento, del legislatore e di altri sul tema di questo dramma dei territori a bonificarsi. C'è un lavoro, c'è una normativa speciale in corso, l'ISPRA in particolare, i colleghi di Alta Campania ne sono impegnatissimi, stiamo cercando di dare una mano insieme, però la Terra dei Fuochi, seppur nella sua semplificazione,
senza dire che ci sono terre di fuoco in tutta Italia, perché adesso è un po' la vulgata che sta passando e che ogni problema diventa terra di fuochi, ce l'abbiamo anche noi così, cioè, noi già ce ne abbiamo un paio di aspiranti terre di fuochi, Regione Lazio, se non vado errato, ma al di là di questa semplificazione, comunque anche il portare una comprensibile e seria preoccupazione dei cittadini sulla loro salute, questo anche bisogna dirlo, le persone sono preoccupate per motivi seri, spesso non per altro. Comunque non ci fa, non ci fa, ci aiuta a non farci dimenticare che c'è un tema bonifico particolarmente rilevante nel campo come sottocategoria della gestione dei rifiuti. L'abbiamo detto stamattina, se ne è parlato, il lavoro, la gestione dei rifiuti e il controllo sui rifiuti passa anche attraverso una forte conoscenza attraverso la ricerca di quello di cui parliamo, perché forse nel campo dei rifiuti è dove nei prossimi anni si potrebbe misurare maggiormente la capacità di innovazione e anche di comprensione e controllo dell'innovazione. A voi capiterà, come capita anche a noi nel Lazio, che a volte vengono presentati progetti magari innovativi nel campo di gestione dei rifiuti, dove però a monte non c'è la capacità di comprensione, di valutazione di quel che viene proposto, di quel che si dice, perché appunto mancano investimenti preventivi nel campo quantomeno della ricerca o della conoscenza. C'è un altro tema per noi fondamentale, che bene o male in qualche modo è sempre un po' strisciante nei nostri ragionamenti, è che nel campo dei rifiuti, come in tutti i campi, noi dobbiamo trovare maniere e forme di leale collaborazione, così come l'ho definita in maniera diplomatica, tra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria. È un rapporto difficile, quotidiano per tutti noi, però in questo crinale molto difficile passa anche, diciamo, una capacità di incidenza complessiva del potere pubblico, della Repubblica italiana in questo settore. C'è il tema anche sempre più importante di trovare maniere per incrementare e rendere utile una partecipazione, l'inciso non è casuale, responsabile ed informata dei cittadini, perché una partecipazione tout court che non sia responsabile e sia disinformata serve a poco, quindi credo che sia bene aggettivarla la partecipazione dei nostri cittadini, perché una volta aggettivata in positivo è uno strumento importante di controllo e di informazione e diciamo, di partecipazione del tema rifiuti. C'è quest'altro tema che ne abbiamo parlato a Brindisi, e penso adesso poi Giorgio ne parlerà subito dopo, che è questo tema del rapporto ambiente-salute, che cioè nel tema dei rifiuti, come in tutti i temi ambientali, è fortemente connesso. Su questo c'è la riflessione nostra, a Brindisi abbiamo detto determinate cose, quindi io almeno l'ho definito una valorizzazione nell'indipendenza del rapporto ambiente-salute, il ragionamento che abbiamo fatto. Poi c'è il tema di considerare, ma questo la dottoressa Laia l'ha detto molto chiaramente con parole dell'Unione Europea, che il tema dei rifiuti è un tema economico, cioè non è soltanto un tema di controllo, la politica dei rifiuti, essendo una politica sulle risorse, è un tema di politica economica, e quindi questo tema, cioè questa lettura dei rifiuti intesa come tema di politica economica da sostenere, da incentivare per raggiungere obiettivi positivi, credo sia anche così un leitmotiv che anche noi dovremmo mantenere in mente, perché se no ci occupiamo dei rifiuti soltanto in un'ottica tecnica o inquisitoria e ci sfugge invece il tema che nella gestione dei rifiuti tutte le pubbliche autorità, ivi compresi noi, siamo chiamati a leggerla anche come una leva, diciamo, dell'economia, dell'indirizzo dell'economia. E infine, perché questo è il tema di sempre, da 10 anni a questa parte, il tema di stamattina, non ci dobbiamo dimenticare, ma sappiamo, noi non ce lo dimentichiamo, rischio che se lo dimentichi qualcun altro, che il nostro sistema agenziale, per rispondere in maniera congrua e positiva anche al tema rifiuti o alle emergenze rifiuti o alle presunte emergenze rifiuti, necessita di un quadro di riferimento nazionale all'interno del quale muoverci. Io con questo avrei concluso, grazie.